Non comprate il biglietto del circo! Non contribuite allo sfruttamento, alla schiavitù dei più deboli! Ricordiamoci che questi animali sono trattati come schiavi, nascono in gabbia, vivono in gabbia tutta la vita! Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, Animalisti Indipendenti, UGDA, La Foresta che Avanza, i consiglieri comunali Marco Caruso di Unitalia, Andrea Bonazza di Casa Pound, Filippo Maturi della Lega Nord e l'ex consigliera Maria Teresa Tomada di Fratelli d'Italia. Tutti in piazza contro il circo Nelly Orfei. Secondo noi i circhi con animali non dovrebbero più esistere perché sono una forma di sfruttamento, una forma di schiavitù e prigionia che nel 2015 non è tollerabile, non è sostenibile. Gli animali dovrebbero essere liberi, gli animali sono esseri senzienti, sono esseri che hanno emozioni, sentimenti come noi esseri umani e non è giusto che vengano sfruttati per il divertimento delle persone. Il presidio relegati dietro alle transenne e il motivo è presto spiegato da Manuela Mescalchin di UGDA. È legato purtroppo a episodi che sono accaduti nelle altre città, ci sono stati degli episodi molto gravi dove ci sono stati svariati attacchi da parte dei circensi, questo lo dico chiaramente, nei confronti degli animalisti. Poi sapete, botta e risposta, purtroppo da parola nasce parola e lì invece si sono purtroppo poi manifestate le mani e quello a questo non si dovrebbe mai e poi mai arrivare. Cremona è l'ultima città dove sono accaduti questi episodi spiacevoli, proprio con questo circo, e penso che tutto questo spiegamento di forze, perché ce ne sono veramente tantissime oggi dalla polizia, abbiamo visto anche la Guardia Forestale che è incredibile, sono forse legate proprio a questa problematica. Noi siamo qui, manifestiamo pacificamente, lo stiamo dimostrando, abbiamo sì i megafoni, ci sono anche i nostri animali, i nostri cani, e ricordo una cosa ai circensi, visto che ci hanno canzonato che teniamo i cani a catena, è per legge che il cane deve stare a guinzaglio, ricordatevelo, almeno noi le regole le seguiamo. Un business che frutta milioni di euro, quello dei circensi, così come conferma il consigliere comunale Andrea Bonazza di Casa Pound, che solo pochi giorni fa al riguardo ha svolto un'inchiesta pubblicata sul quotidiano online il primatonazionale.it. La situazione è tragicomica, ovvero in un periodo di crisi sia sociale che economica per la nazione abbiamo dei tagli che vengono fatti alla disabilità pari a 20 milioni di euro, abbiamo i tagli che vengono fatti alle strutture dei centri per i ciechi pari a 7 milioni di euro, nello stesso tempo sono stati stanziati negli ultimi 5 anni dallo Stato italiano, dal Ministero dei Beni Culturali, 27 milioni di euro per i circhi con gli animali. Allora, ci sono dei fondi che sono sempre stati destinati, diciamo, allo spettacolo, no? Per spettacolo si possono intendere i teatri, si può intendere il cinema, si possono intendere tutte quelle manifestazioni che hanno un valore sia etico che anche comunque sociale, no? Che fanno del bene per la società. Andare a finanziare invece dei circhi con gli animali, che sono nient'altro che dei tendoni della tortura, dove gli animali vengono maltrattati, dove viene offerto alla popolazione uno spettacolo altamente diseducativo, soprattutto per le nuove generazioni, io vedo che questi 27 milioni di euro vengono praticamente presi e buttati nel cesso. Eppure solo 3 anni fa, nel 2012, in comune era stata presentata una mozione per vietare i circhi con animali a Bolzano. La Foresta che Avanza, che è il movimento ecologista di Casa Pound, tramite il consigliere Gianfranco Piccolini, in consiglio comunale, ha presentato questa mozione approvata praticamente all'unanimità, fatta eccezione per 7 astenuti, se non erro, e mozione che però non è mai diventata legge, non è mai diventata legge perché la persona che se ne doveva occupare, tra l'altro dei Verdi, Patrizia Trincanato, non l'ha mai trasformata in legge. Quindi ancora oggi noi ci troviamo questo tendone, questi baracconi delle cazzate che stazionano nella città di Bolzano. E non è probabile la prossima consigliatura se ne occuperà ancora, così come ci conferma anche il consigliere comunale della Lega Nord, Filippo Maturi. Sicuramente qualora si ponga il problema, e inevitabilmente si porrà, perché comunque il circo viene a cadenza, penso annuale, se non semestrale, prenderemo sicuramente posizione. Proviamo a chiedere un'intervista anche alla cosiddetta controparte, il Circo Orfei, ma dopo un primo sì ci viene
viene detto di no. Preferiscono non parlare e non commentare. La loro posizione è comunque chiara. Gli animali non vengono maltrattati e certo la loro intenzione non è quella di smettere a farli esibire. I bolzanini arrivano e entrano nel grande tendone a godersi lo spettacolo, tanti i bambini. Intanto, all'esterno, prosegue la protesta tra un continuo botta e risposta tra presidio animalista e circo Orfei.